Ciao a tutti amici e amiche, bentornati sul canale di P. Santana. Siamo qui di nuovo con Elden Ring, riprendiamo da dove ci siamo salutati. Allora ragazzi, l'ultima volta abbiamo fatto un po' di cosette, risalendo verso nord questa parte di costa, e quindi direi di continuare in questa direzione per vedere cosa troviamo, per poi dirigerci dopo all'Accademia. Però prima vorrei andare un attimo alla Rocca della Tavola Rotonda per vedere se con gli oggetti che abbiamo trovato riusciamo a potenziare un po' armamenti, ceneri e quant'altro. Quindi vediamo un po' che succede. Oddio, oh no, questo da dove spunta fuori? Totalmente imprevista questa. Totalmente imprevista. Stanislao, occhio, eh. Questo sembra anche un grandissimo bastardo. Ai, ai, fa male, fa male, fa molto male. Ma il nostro Stanislao non teme rivali. Addirittura nemico potente abbattuto. Ok, questa è stata proprio una cosa veramente inaspettata. Osso aggrappato. Vediamo un po' cos'è questo osso aggrappato. Non ho visto la categoria di questo oggetto, quindi cerchiamolo. Osso aggrappato. Pugno. Danni da taglio e perforazione. Scala su destrezza C. E fa danni magici, però non lo possiamo usare perché serve destrezza 22 e arcano 16. Va bene, d'accordo. Non so quale sia l'evento che ha provocato questa invasione, comunque poco male. Dicevamo di andare a vedere se possiamo potenziare qualcosa. Cominciamo a vedere dalle armi, dal nostro fabbro. Vediamo potenza e armamento. Allora, la nostra zanna del limier non possiamo perché ci serve una pietra da forgiatura funerea di livello 3 che non abbiamo. Vediamo invece le nostre katane. No, direi di no. E allora guardiamo un po' se possiamo potenziare le ceneri. Le nostre ceneri di guerra. Allora, il nostro Lutel senza testa non lo possiamo potenziare perché serve una convallaria spettrale di livello 3 e noi non ne abbiamo. Possiamo aumentare le ceneri di semi umano, che queste ci fanno sempre comodo, e vediamo se riusciamo ad aumentare anche i nostri demoni zannuti, che per ora sono i nostri preferiti. Ok, va bene. Quindi parliamo un po' con i personaggi, perché vediamo se hanno qualcosa di nuovo da dire, soprattutto lui, perché se vi ricordate abbiamo trovato la sua l'abbiamo trovato con la sua servitrice morta, quindi vediamo un po' se ha altro da dire. You again, is it? The recusant sent a lackey. Can you believe they invited me to join them? Now, after what they did, I can scarcely believe it myself. Did they think me a fool? You might be surprised to learn I took them up on the offer. Then I only had to ask. The location of the recusant hideout. It's on Mount Gelmir, found off the old road that leads west from the town of Windmills. That's where they hide. The manor on the peak. Just you wait, wretched recusants. You'll rue the day you insulted my name by laying hands on Lanya. The tale of House Hoslow is told in blood, after all. Ok, quindi strada maestra, ovest di qualcosa.
Boh, la strada maestra sarà questa, immagino, quindi a ovest, boh, ci sta che sia questa. Non lo so, anche qui ci guarderemo. Ora, vediamo questo che ci aveva mandato dalla bestia Gurrank, giusto? The power of the Golden Order to aid the hunt of those who live in death. Allora, studia incantesimi, cosa ci può dare lui? Incantesimi. Litania della legittima morte. Crea un simulacro dell'ordine per infliggere danni sacri e conferisce danni sacri all'armamento della mano destra. Però serve intelligenza 13, fede 13, fede ce l'abbiamo, questa assolutamente no. Vediamo un po' cosa dice riguardo Roger. Sì, you know, the piteous fellow hiding away on the balcony. He was a formidable spellblade in times past. Don't let his easy air deceive you. He was wise beyond his years, stout of heart and clear of mind. No more though. You see him now, ravaged by thorns, muttering and rambling, like he's half dead already. I can't stomach to watch. Take well the lesson, friend. That's how you end up when seduced by those who live in death. When grace is sullied, it rots people from the inside, breaks them. Ok, riguardo al D, io però non mi ricordo chi è questo D. I serve the Golden Order, that I might put this crooked land to rights, following only the guidance of the Great Elden Ring. Those who live in death fall outside the principles of the Golden Order. Their mere existence sullies the guidance of gold, tainting its truth. And so it is, the vermin must be exterminated. Down to the very last. Ok, grazie caro. C'era lui che però ci dava semplicemente la possibilità di imparare degli incantesimi. Offri un breviario e ci abbiamo da offrirgli il breviario dei monaci del fuoco, ok. E questo, tutto quello che gli diamo è frutto di eresia. Ok, ci ha sbloccato qualcosa. Questa che abbiamo già. Fiamma fugace, anche questa mi sembra che c'era già. Però c'è roba un po' più, presumibilmente di prezzo più alto, quindi di livello più alto, di danni più alti. Fa scaturire una fugace fiamma ruggente dalla mano, però fede 16, niente. Incenerisce l'aria davanti all'esecutore con lingue di fuoco. Questo lo potremo anche provare. Perché no? Perché no? Per ora quest'altro incantesimo ci è stato più che utile, soprattutto con il boss, quello dell'albero, se vi ricordate. Grazie caro. Allora, proseguiamo, andiamo a sentire anche Roger cosa ha da dire, magari una risposta all'altro. Abilità, no, ci sono sempre queste che... Ciottolo di scintipietra, magia. Ah, è una cenere di guerra. Usabile su spade, cenere di guerra sono, sì, l'avevamo già visto. Allora, quindi, tranne colossali, e questo, piccole, medie, martelli, asce, armamenti inastati e bastoni. Credo che l'unica che ci possa servire è questa, quindi, visto che siamo a spendere, spendiamo. Ok, siamo rimasti praticamente con zero soldi, zero rune. Quindi andiamo
Di qua ci siamo già stati, vediamo un po' se Fia ha qualcos'altro da dire oltre che offrirci l'abbraccio. I am pleased to see you again. Anch'io, cara. Would you like me to hold you once more? No, Then good day to grazie. you, my dear. Va bene, niente di nuovo. E vediamo se c'è anche qualcosa qui sotto, perché non ci siamo più stati. Magari è apparso qualche altro personaggio. Ah, ecco. Infatti, ragazzi, volevo parlare con Nefeli perché se vi ricordate l'avevamo trovata al villaggio degli Albinauri, che era più o meno qui, e dopo aver completato, insomma, dopo aver sconfitto il boss di quell'area non ci avevamo più parlato, quindi sentiamo cosa ha da dire. Ah, you. Please, leave me be. It's pathetic, I know, but I need to think. Va bene, ok, quindi non è il momento di darle fastidio. Vediamo di qua. No, direi che non c'è altro, quindi torniamo su. Ok, e vediamo chi altro c'è. Se c'è qualcosa di nuovo. Ma di qua credo sia chiuso, mi sembra chiuso. Sì, chiuso. Ok, torniamo nell'ala principale e andiamo dall'altra parte dove ci sono le due gemelle. Ah, qui ci sono le dita. Allora, qui c'è qualcosa intanto. Raccogli oggetto. Infatti non c'è più la guardia. Elmo delle spoglie reali. Corazza delle spoglie reali. Guanti d'armi. D'arme delle spoglie reali, skinieri delle spoglie. Allora, vediamo un po' cosa ci dà questa roba. Allora, fisico diminuisce, però aumenta la difesa dai danni da impatto, da taglio, da magia e da fulmine, il che non è proprio male. Resistenza aumenta l'immunità, la robustezza e la concentrazione. Però c'è cioè, veramente accattivante però, eh. Vediamo un po' che tipaccio che diventa Stanislao. Oh, mamma mia. Sì, Stanislao vuole essere così, cattivissimo. Anche qui invece qualcosa aumenta, qualcosa diminuisce. Proviamo il set completo, ragazzi, vediamo come ci troviamo. Qui si diminuisce parecchio, però, eh. Va bene, però voglio provare il set completo per vedere. Giusto a livello estetico. Mamma mia, che inquietudine. Va bene, per ora lo lasciamo così. Poi se vediamo che ci ammazzano male, ritorneremo al nostro vecchio set. Loro hanno altro da dire. Globo cinerio mi sembra che non ce l'abbiamo. Acquista non c'hanno niente di nuovo. Qui non si può andare. E allora non ci rimane che parlare con questo qui, Ofnir, se non mi ricordo male. Allora, se non mi ricordo male, questa Ensha non c'era prima, quindi sentiamo. My apologies for that nasty business. Ensha got rather ahead of himself, it seems. As his master, I'd like to express my regret. But now, Ensha is slain and gone. Finished. Forevermore. Ok, quindi questo o questa Ensha è quello che ci ha
invaso, diciamo, quello rosso che abbiamo trovato appena siamo arrivati qua. Ah, yes. By way of apology, allow me to tender some advice in regard to the half of the secret medallion you possess. Find the Albinoric woman. She hides in a cave to the west of the Lascure. Ok, lei l'abbiamo trovata. Mist-shrouded lake of Liurnia. She knows the location of the medallion's counterpart, I'm sure. Ok, e gliel'abbiamo già chiesto, ci ha già detto dov'è, ora non mi ricordo, però rivedremo. E vediamo un po' cosa ha da dire su Nefeli. Ah, you've already heard. Indeed, it seemed the whelp harbored suspicions, so I had no further use for her. Honestly, what's a man to do? A determined plebeian is more wicked than an omen horn, quite frankly. I suspect that's just what the Queen wants. A dose of ambition to incite the tarnished. Hmm. Ok. Sentiamo se ha qualcos'altro da dire Nefeli al riguardo, perché a volte quando parliamo di qualcuno con un personaggio, quel qualcuno poi ha altro da dire. Proviamo. Ah, you. Please. Leave me be. It's pathetic, I know, but... No, va bene. Ah, ok, ho parlato con Gideon. Ah, non era Ofnir, era Gideon. You know already, do you? Right. It's true. My father cast me out for indulging. Eh sì, ce l'ha detto. Forgetting the mission. Punishment for offing his pawns. Father, mother, Lord Gideon has offered me guidance all my life. I would have done anything for him, to place him on the throne of Elden Lord. And yet I, though it was not my intent, I betrayed him. And I can no longer trust in father. To think he'd order his men to enact such tragedy. Where is the justice he purports in that? He once told me that if he became Elden Lord, he would never allow the downtrodden to be cheated ever again. Was he simply lying to me? No, no, no. How could I say that? Father has always given me his guidance. And now, I've lost it. No, how could I say that? Ok, 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 va bene, va bene, va bene. D'accordo. Quindi per ora non abbiamo compiti apparentemente da parte loro. Ora poi andiamo a parlare anche con le dita e vediamo un po' se ci dicono altro. Tanto fammi sentire se lui ha da dire altro riguardo Nefeli. Riguardo i medaglioni segreti? Ah sì, ok, questo l'abbiamo già visto. Niente, allora su Nefeli non ci dice altro, quindi va bene, a posto. Quindi andiamo un attimo alle dita. No, dall'altra parte. Salve. No, tocca le due dita, non lo so. Aspetta. You have returned. What is it? No, questi sono dialoghi che abbiamo già fatto e non abbiamo altre rimembranze, quindi vediamo un po' cosa succede se tocchiamo le dita. Ah. Ci ha dato una movenza. Va bene. Allora, direi che qui è tutto, quindi torniamocene precisamente dove eravamo prima per poi proseguire di nuovo a nord. Eccoci qua, nel mentre ci ha raggiunto anche la Bea. Ciao a tutti.
che è stata doverosamente ragguagliata sull'accaduto di poco fa. Quindi vediamo di proseguire verso nord e vediamo che cosa troviamo. Tanto togliamoci da questo postone. Via via. Non ho voglia di affrontare quei maledetti piccioni maledetti. Ok, e qui risiamo sulla parte centrale. Lì sono rinati. Che succede qua? Oi. Sono rinati i nostri amici con il ramo sul groppone. Allora, qui questa parte di bosco non credo che l'abbiamo già fatta, no? Non penso. Lì c'è una casetta. Un luogo di grazia. Cosa c'è? Un luogo di grazia. È morto qualcuno perché ci hanno dato delle rune. Allora, guardiamoci bene. Sì, e raggiungiamo il luogo. Un'invasione. Vendicatore Edgar? Sì. No, non mi piace cosa sta facendo. E gira, gira, gira. Basta, Stanislao, basta. Riposati un attimo. E colpisci. Bravissimo. Saben. Mamma mia. Non ci siamo fatti neanche toccare. Non ci siamo fatti neanche toccare. Bravissimo. Uva di Shabriri. Uva di Shabriri era quella cosa che dovevamo dare alla cieca all'inizio di questa zona qui, alla barda dell'esiliato più 8. Già pompatissima quest'arma. Raviolo di carne cruda e raviolo di carne cruda. Bene, vediamo un po' quest'arma nuova che ci ha dato. Allora, possiamo equipaggiarla. Ora, noi non siamo tanto affini alle alabarde, però magari un tentativo lo possiamo anche fare. 181 più 69. E di qua dov'era? Eccola qua. 183 più 64. Sì. Però magari è un'arma lunga e ci può aiutare negli scontri dove dobbiamo stare un po' più a distanza. Vedremo. Quindi intanto attiviamo il luogo di grazia. Vabbè, questi l'ha fatti secchi tutti lui? Sembrerebbe. Raviolo di carne cruda. Bene. Con tutti sti ravioli possiamo fare due primi completi. Sì. Ci manca il sugo e poi siamo a posto così. Allora, di qua che c'è? Attenzione. No, giù direi che non si può andare. Diamo una giratina da queste parti. Caproni. Lì si riscende verso la palude. Ok, questa zona l'abbiamo guardata, sì. Nella palude, quindi continuiamo a nord. Spulciando tutto quello che c'è. E qui c'è una galera eterna, se non sbaglio. Sì. Qui cosa c'è? Niente. E qui c'è una galera eterna. Speriamo che qui intorno ci sia anche una statua di Marika, così sappiamo che se moriamo, anzi quando moriamo, rinasciamo qui vicino. Comunque,
Ci proviamo, Bea, che dici? Sì, proviamo. Bea, comunque non hai detto niente della la forma del nostro nuovo Stanislao. Sì, davvero, ha un look. È minaccioso, eh? Sì. Ok, quindi vediamo cosa ci attende qua. Yes. Allora, balsamo. Facciamo anche uno di questi, vai. Vediamo un po' più di sanguinamento all'arma. E però rimettiamo subito le fiaschette, perché sì, io tendo a dimenticarmene. Invece sono importantissime. Oddio, questo è enorme, eh. Aia! Vanotto! No, questo tira le magie, non vale. Basta, mamma, visto il sanguinamento quanto gli ha fatto? Via però! Vabbè, meno male ci avevamo la barriera magica. Attento Stanislao, attento! Saben! Occhio! Bravissimo! Ancora! Oh, no! Curati Stanislao, via, curati! Via, via! E quanto ci metti! Bevi! Io moro, ma questa... Questo non casca mai. Allora, con calma, senza fretta, non facciamo cazzate. Ecco, perfetto. Cazzate di questo tipo intendevo. Mamma mia, un colpo ci ha dato. Va bene, però direi che un po' di male gliel'abbiamo fatto. Un po' di male gliel'abbiamo fatto. Quindi vediamo di crearci. Perfetto, la statua di Marika è qui. Le rune sono lì, quindi perfetto. Allora, facciamo una cosa. Di questi, diciamo che ce ne creiamo il massimo, perché un bel po' di male gliel'abbiamo fatto grazie al grasso, sì, che gli ha causato sanguinamento. Quindi cominciamo, entriamo dentro e ampolla, grasso. E via Stanislao, via. Dai, colpisci. Bravo Stanislao, bravissimo. E coglielo però, cavolo. Nei maroni, bravo. No, via. Bravissimo Stanislao, bravissimo. Queste spadine volanti del manga. No, alla spada niente. Ci ha bloccato con la spada. Via, via. Aia! La sono manata. Va bene, niente di grave. Che cavolo, sempre questa. Allontana. Ah no, ok, pensavo facesse un'altra mossa dopo che aveva la spada appoggiata a terra. Attenzione al terzo colpo. Dai Stanislao. Via. Via. Via, 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 via. E ancora.
Lo so. Aia. Perché mi stavo... mi stavo rimettendo il grasso. Aia. Allontanarsi, lontano, lontano. Stiamo usando un po' troppo, stiamo usando. Sanguinamento, bravo Stanislao, bravissimo. No. Bravissimo Stanislao, sei un drago. Via, via, non essere avido. Allora facciamo un'altra cosa. Occhio. Visto che probabilmente ci riusciamo, mi consumo una di queste, perché ho notato che se lo usiamo quando uccidiamo qualcuno ci dà il 30% in più di rune. Vai Stanislao. Oh, bravissimo. Falange dello spadone 5980. Bene. Ok, ce l'avevo fatta al secondo tentativo. Direi che possiamo ritenerci soddisfatti. Sì. È che è un vero bastardo comunque, eh? Quindi proseguiamo a nord. Ora risaliamo, però voglio vedere un attimo cosa c'è anche. Senti cantare te? Sì, sento cantare. Ah. Allora c'è qualcuno. Senti che voce da usignolo. Sembra di essere in chiesa. Metti questi cosi qua. Oh, sono un altro. Oi, Stanislao. Colpisci. Ma hanno avvelenato. Quanti più? Ma questo? Ora sta a vedere a quello che cantava, eh? Bevi Stanislao, bevi. E quanti ce ne stanno, maledizione. Oh. Bevi Stanislao, bevi. Perché nel mente siamo anche avvelenati, oltretutto. Sì. Oh. Ok, e questo non dovrebbe essere un problema. Credo, spero. Vai giù, bravo. Vediamo un po' cosa ci dà qua. Runa aurea di livello 6. Che non dovrebbe essere malissimo. Ah, vediamo un po' se ci abbiamo niente per toglierci il veleno. Sì, usa. Ok. Tanto andiamo a vedere qui nell'angolo sotto la parete di roccia. Oh mamma mia, le ragoste. Le mega ragostone. Vediamo di non farci inchiappettare male da queste qua. Che già una è dura, poi figuriamoci se ce n'è tre o quattro di fila. Ok, questa è una zona... sì, 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 questa zona qui credo che l'abbiamo già battuta, no? Boh, non so, va bene. Intanto andiamo sopra la parete di roccia. Cercando di non svegliare quelle stronze. E quelle picchiano anche da lontano, ci sputano. Ah, sinistra, sinistra. Cosa c'è? Ah, ruolo di grazia. Ottimo. E direi anche di rinfocillarci, che dici? Sì. Sperando che non rinasce quello stronzo che cantava. Se era lui che cantava, perché io non sento più cantare ora, quindi presumibilmente era lui.
Allora, intanto rimaniamo qui sull'esterno. Teschio a destra. Teschio a destra, sbrilluccicoso. Lì c'è roba però. Eh sì. Lì c'è un accampamento, va bene. Allora, cerchiamo di liberare intanto questa zona qui da queste che... E una. Via, perché queste sparano anche lontano, sparano. Dai! Quattro. Via. Occhio a quest'altra. Vabbè, pensavo facessero più male. Ok. Quindi. Scudo Medusa. E grasso sanguinante che ci fa sempre comodo. Allora, vediamo un po' questo scudo. Fisico 100. Magia molto di più. Fuoco un po' meno, fulmine e sacro, però il fatto è che pesa abbastanza, infatti ci manda su carico pesante. Direi che no, non è ancora il momento. Allora, andiamoci a prendere intanto questo teschietto. Stanislao, su. E vediamo un po' cosa c'è in questo accampamento. Salve! Qualcuno ci spara. Ah, da lassù. Anche lui ci spara. Anche lui. Ai, avevo pigiato, avevo. Ora, qui sarà un problema, perché se c'è quello che ci spara... Ai! Eccoci. Qui sarà veramente un problema. Conviene fare una tornata. E via. Attiriamoli via, quelli. Ah, C'è un cane, cos'è? Sì. boh. Quanto sono veloci però. Dov'è? Verrei anche. Eccola qua. No, che cazzo. Via. Via. Pietra da forgiatura. Allora, vediamo un attimo se abbiamo l'arco. Vediamo un po' se qui ci beccano. No, qui non ci beccano. L'arco ce l'abbiamo, però mi sa che non abbiamo No. frecce. Non abbiamo alcuna freccia. Vediamo un po' se le possiamo fare quelle che vanno lontano, che sono quelle... Freccia d'osso, ala di tempesta. Proviamo queste. Il massimo, il massimo. Ed equipaggiamole, magari. Oh, ne abbiamo fatte tantissime, perfetto. Quindi... Queste vanno bene lontane. Oh, bene, finché siamo riparati. Guarda quanto vanno lontano Sì, queste. davvero. Sono fantastiche queste. Vediamo un po' se qui ci beccano, se siamo coperti. Ok. Dobbiamo trovare semplicemente un punto di copertura. Io però ora non lo vedo più quello lì, dov'è? È lassù, è troppo lontano. C'è anche uno di quelli col Sì. teschio. Proviamo così. Sì,
Sacchete! Mamma mia, headshot! Mamma mia, Stanislao, che tiratore! Che tiratore, Stanislao! Bene, ora l'ho visto uno di quelli con la testa di zucca. Ramento di rovine. Guanti. D'arme di Raya Lucaria. Frutto di Roa. Qui. Saetta runica, ottimo, ottimissimo. Qui c'è niente. Qui dietro. No. E ora direi anche magari di farci aiutare da un'invocazione. Che dici, Bea? Va bene. Quindi vediamo chi ci abbiamo a disposizione. Ci abbiamo l'Utel o i nostri semiumani. Chiamerei semiumani perché secondo me in questa situazione più siamo meglio è. Sì. Sa bene. Occhio luciraccia. Venite voi? Ma che state a fare? Bravi, distraetelo. Ah, va bene, tutto qua. Okay. Qui. Ma sono loro che fanno questi pezzi? Sì. Ok. Allora, qui lui ci dà pietra del santuario. Permesso. Ma qui c'è qualcun altro. Dove? Dove c'è l'alberino giallo. Alberino giallo? Sì, vedo qualcosa. Ah, no, è un animale. È una capra. Allora, qui c'è un forziere. Sì. Scintipietra del cuculo. E scintipietra del cuculo, va bene. Quindi. Andiamo a diritto o saliamo? Che dici? Io salirei. Saliamo. Ragazzuoli, mi raccomando, state al passo, eh. Siete già persi. Dai, su. Spuciamo ogni angolo. Non c'è niente. Su. E su c'è altra gente. E io faccio una bella cosa, guarda. Tanto mi inchiappetto questo cane. Vai, andate voi, bravi. Cagnaccio maledetto. Sa. Ancora. Saga Ben. Schinieri di Raya Lucaria. Ma qui addirittura due. Sì, aspetta che c'è tanta gente. Grande a sinistra. Mamma mia, quanto rompono i coglioni. Questo è grosso. Mamma. Un colpo, due colpi. Qui siamo fatti prendere dalla leggerezza. Ora dobbiamo rifare tutta questa storia. Maledizione. Va bene, allora quelle ce le lasciamo stare perché tanto quello che c'era da prendere lì al centro c'è. Sì. Abbiamo già preso. Abbiamo già preso, quindi attenzione poi al mega soldato. Zack, zack, zack e zack. Quello ci raggiunge, sì, andiamo qui.
Aspetta un attimo, fammi prendere il cane prima. Ai! Ah! Allora. Qui ce n'è altri. Sì. C'è anche l'altro cane? No, è uno a terra. Abbiamo bucato miseramente quell'altro. Va bene, facciamo che... Aia! Occhio. Allora, dovevamo metterci qua più o meno e usare la mira vicino all'altro. Dov'è? Posizione. Bene, qui. No, perché non era in quella posizione lì prima lui. Allora ci conviene mirarlo e fare così. Tac. Iu. Zacte. Ecco. Andiamo. Altri due sono lì. Dove? Uno lì e uno. Ah vabbè, quello non è un gran problema. Statene zitto te. Esattamente. D'accordo, allora richiamiamo i nostri maledetti. Mandiamoli su di lui. Voi volete l'invito? Ah, ecco, mi raccomando. Perché viene da me con loro che gli rompono le scatole? Bravi! Oh. Ok, proseguiamo. Qui che c'è? Uno. Ah, c'è uno. Ah, è quello che è uno che ho fatto prima, sì. Allora, dai, proseguiamo. Verso quest'altra parte di... Ah, pensa ci vuoi al canone, vai! Vai! Avevo finito il vigore, avevamo finito! Bevi, lontano! Avevamo finito il vigore, per cui era stanco Stanislao, era stanco e non ce la faceva tirare su. E basta! Ricordati che devi prendere anche le rune. Prendiamo le rune, facciamo così, proviamo... Dov'è il maledetto? È lì a sinistra. Ok, le rune dove sono? Sono lì, dov'è lui? Oh, meno male, l'hanno atterrato. E non è ancora morto il bastardo. No. State attenti! Ok. Che stava facendo una magia, stava facendo. Guarda dove sono infrascate le rune. Ok, ci sono due bei bauli da aprire. Sì. Diciamo. Sì. Coagulo di albinauro. Allora sono andati via. E pietra da forgiatura numero 4. Questa ci può essere utile per potenziare le katane. Lì a destra dove c'era lui? C'è il cadavere.
Ah no, vedevo le luci invece. Giro di trina. Ok, quindi proseguiamo in su. Sì. In su, in su. Vedete qua che c'è. Niente, qua niente. Quindi via da questa strada qua. Su, 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 su. Io ho visto una medusa. Qui cosa c'è? Niente. Dai. Ehi, lì c'è un gigante. Oh no. È senza testa. Penso che ci sia poco da fare. No! Non vale così! No, cacchio, non le vedo queste cose qua. Quando le tira ora? Qui è un problema. Vaffanculo, mi ha colto proprio di sorpresa, guarda. Via bere, lontanissimo. Questo è veramente bastardo. Il problema è che qui ci sono questi maledetti alberi che sì. Mi impediscono. Indietro, ancora queste cose qua. Ok. Cosa urla senza testa? È anche duro questo qui. Questo ho l'impressione che non sanguini neanche, perché non sembra fatto di ciccia. Oh, però gli abbiamo. E dove ce l'ha, scusa, il critico questo? Si picchiano. Che cavolo. Senza testa non c'è il critico questo. Vabbè, uguale. Basta Stanislao, basta. Non esagerare. Sta dando un pestone, guarda, siamo stati fortunati. Ma lì c'era un altro. Maledizione. Che cavolo di zona è questa qui? Voi che custodite, niente? No. Ce n'è un altro. Allora. Facciamo che andiamo da lui, così ci liberiamo la zona. No, non c'ho punti magia, quindi non gli posso fare niente. Ha buttato giù un albero con quella. Basta. Via lontano. Lontano, bevi Stanislao, bevi. Tre, basta. E queste spadine volanti del cavolo. Così all'improvviso, però sei bastardo, sei. Ai ai ai, contraccolpo. Una, basta. Via. Bevi. Visto che ci siamo. Allora, il problema di questo, di questi qua, è che se andiamo al punto di grazia non so se ricicciano questi. E che potrebbe essere un problema. Aspetta. Di solito ci mette di più a lanciarli.
Come ha fatto a prendere baby? Dove siamo? Siamo male, siamo molto male. Via! Bevi, 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 fottitene. E perfetto, basta. Un colpo di troppo, provate a dargli. Questo mi sembra più stronzo dell'altro, è possibile? Eh sì, anche O è una zona un po' più stretta per cui... Basta Stanislao, basta. Riprendi fiato. O almeno una dagliela, cavolo. E questi sono anche maledettamente duri. Oh. Non vedo? Non vedo? Ah, nel culo. Basta, basta, basta. Negli stinchi. Attenzione. Perfetto. Spaga ben. Ok. Sì. Va bene. Ok. Mi sembra di non vederne altri, quindi mettiamoci un po' a spuciare la zona per vedere se... Teschietto. Teschietto, sì. Resina di radici, ottimo, questo ci serve per fare il grasso sanguinante, ma anche di altri tipi. E vediamo un attimo dove ci porta questo boschetto qui. Resina di radici e tutto prendi Stanislao, che la resina ci serve tantissimo. Qui ci siamo già stati? No, però a sud qui stiamo riscendendo. Quindi qui ci sono due strade. Una che prosegue da qua e poi converge verso nord. Sì? Sì. Quindi teniamoci qui, teniamoci. Vedere qui sotto che c'è. Dai, coraggio. Dai Stanislao, ti fare inchiappettare. Ecco, subito queste maledette spadine. Ora. Ah, arriva fino qua giù? No. Via, 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 baby. Cavolo, pensavo rinascesse più, più lontano. Facciamo un po' di questa, così possiamo fargli qualche cosa. No, non mi aveva preso, ma ha preso per l'onda d'urto. No, non le vedo, non le vedo, attenzione, non le vedo. Ancora due lì. Eccola, eccola. Bastardo. Sì. Mamma mia, che culo. Bravo Stanislao, bravo. Concentrato. Dai. Un altro corpo. Due. Un altro. Oh. Grande. Ok. Quindi riprendiamo la nostra via. Cosa c'è? Ah, mi sembrava una specie di corda per scendere, invece era un... Era
un cangurino. Figlio di Michela, non ho visto come si chiama. Quattro campanili. Ah, quattro campanili, ok. E vediamo sti quattro campanili. C'è un teletrasporto. Sì, ma non è funzionale. Non è attivo. Ah, ci vuole. Ah, ci vuole. Chiave della spada, spada magica non in inventario? Ah, questa è spada della chiave della spada di pietra e quelli della spada magica. E questi non ce l'abbiamo. No. 1, 2, 3. Lì c'era un teschio. Sì. Se il torrente si fa governare a dovere. Addirittura 1, 2, 3, 4. Sì, ma se non ce l'abbiamo qui è una zona da tornarci. Bene, guardiamole tutte, guardiamole. I peschi? Sì, sì, era tanto poi andiamo su. Anche questo è uguale. Sembrava aver sentito qualcosa. Precipizio dell'attesa? Fai attenzione al nemico forte. Altro teschio. E qui c'è un luoghetto di grazia. Ottimo. Qui c'è morto qualcuno perché? C'è qualcosa. Chiave della spada magica. Una sola però. Ce n'è tre di questi campanili. Magari dove ti porta il primo te ne fa trovare un'altra e poi un'altra ancora. Boh. Non lo so. E poi il primo da giù o il primo da su? Io farei il primo dal basso. Qui però che dice? È il momento di vendetta? È il momento di solo all'inizio? Potrebbe voler dire che quello è l'inizio. No? Ma può darsi. Qui che dice? Qui che dice? Uè uè. Terre friabili. Non usare. Noi mica ce lo facciamo. Andiamo a vedere cosa c'è scritto nell'altra. E qui l'altra. No, queste erano le prime. No, mi sbaglio. 1, 2, 3 e 4. E allora non abbiamo visto. Questa non l'ho visto o non ho visto l'altra? Boh, mi sono perso. Ah, questo è l'inizio. Okay. Quindi c'è. Questa. Vediamo un po' cosa c'è dentro qua. Cielo notturno incessante. Allora, se è come dici te, l'inizio dovrebbe essere questa, teoricamente. Sì. Ci fidiamo? Sì. Inizio. Precipizio dell'attesa. Nemico forte. Dai, su, proviamo. Usare la chiave della spada magica? Sì. Sì. Fidiamoci degli altri giocatori. Sì. Andiamo? Andiamo. Siamo pronti. Vai. Vediamo dove ci porta.
Ah, siamo qui. Quello è il castello di Gran Tempesta, ma io sì. Questo posto. Ma che paura. Maledizione! Ma perché è così bastardo? È franato, cioè, tu. Ci ha messo apposta quelle farfalline. Maledetto! Mi sono spaventata. Ho visto. Ora la chiave ce l'hai sempre. Dove siamo? Sì, dove siamo? Questo è quello vicino, cioè quindi avanti, dobbiamo scendere. E ora sicuramente le rune sono qua. Ma noi ora ci riandiamo. Sono qua, sì, ci riandiamo subito. Era questa, sì. Sì. Più. Anche perché penso sia l'unica aperta. Eh sì. Ora non caschiamo di su. No. Che bastardo però il gioco, eh. Sì. Lo sviluppatore che ha pensato questa cosa qui è un vero bastardo sadico. Davvero. Allora, non ti affacciare. Guarda che è un crolli allora, ponte. Lì c'è un boss, tanto per cominciare. Sì, avevamo detto, è un nemico forte. Ma noi siamo più forti di lui. Ci andiamo dalle farfalline? Sì. Farfalla nascente. Ho capito. Qui è dove comincia il gioco. Come dove comincia? Sì, sì, dove comincia. Che poi ci fa secco quello lì con mille braccia. Ah. E qui no. Qui bisogna combattere contro di lui. Io pensavo l'inizio del discorso che dicevi te. Che parti dal primo, ti dà la chiave per il secondo. Invece no. E invece no. Oh mio Dio. Lui. Ma ora gli facciamo il culo. Però non si può. No, è uguale. Ammazziamo. Quello aveva fatto male. Dai, Saisla, muoviti. Ai. Quante mosse c'ha questa? Dai, veloce, Tetto. Veloce, dai, veloce. Non è più facile come prima, eh? Ai! Invece sì, invece sì, invece sì. Non facciamo gli sboroni. Oh. Cos'è questa? Oh no. Cosa fa? Non lo so. Aiuto, aiuto. Bevi, non era necessario, ma insomma è sempre meglio essere pieni. Un colpetto, con stavo calma. Finito. E ora urla. Ha paura. Chi è? Abbiamo fatto secco, spada dritta ornamentale e scudo aureo della bestia. Ok. Vediamo un po' questa spada ornamentale. Ci abbassa un po' tutto, però c'ha molto più di critico. Sì, però se dobbiamo considerare solo il critico, di colpi critici quanti ne facciamo? Ma noi arriviamo da? E t'ha aperto di qua. Quindi... t'ha aperto tutte e due. No. Noi da qualche parte arriviamo. Col teletrasporto arriviamo. Noi arriviamo da qua, ok. Scusate ragazzi, ma io senso dell'orientamento zero. Ok, quindi ci ha portato qui solo al fine di fare secco quello? Altre chiavi non ce l'ha date, no. Abbiamo un cima.
Allora, ma qui è precisamente tutto uguale a quando siamo partiti, che non c'è una mazza. Allora, questa scala non me la ricordo. Oh sì, me la ricordo come. Da dove si comincia? E questa era chiusa? Sì. Qui c'è qualcosa. Re Falco Tempesta. Equipaggiamento. No. Inventario. Dovrebbe essere un'evocazione. Dove sono le evocazioni? Eccole qua. Dove sta? Non c'è. Materiale da creazione, no, di sicuro. Oggetto chiave. Cenere di un falco che ignora i richiami. Ah, quindi è una cenere che per ora non è utilizzabile. Magari più avanti si troverà qualcosa che lo rabbonisce. Qui c'è una stecchita che prima non c'era. Qui c'è un forziere. Falco Tempesta Dean. Ok, andiamo giù, vediamo un po' se quel cadavere ci serve a qualcosa. Signora, sente bene? Imprende la stoffa nel sangue di una vergine? Ah, quella stoffa che ci aveva dato Varre, giusto? Favore del signore del sangue. Supera la strada incerta. No, io voglio parlare con la signora, non è possibile? Eh no, perché è morta. E parli. E va bene, allora qui dovrebbe essere tutto, no? Eh sì. Non c'è altro, quindi ci teletrasportiamo così a muso duro? Eh sì, bisogna andare là. Allora, i quattro campanili. Io vorrei venire qua per vedere se magari nel mentre ce n'ha aperto qualcun altro. Ok. Non credo, non credo assolutamente, però boh, chi lo sa. Ah no, questo è quello dove abbiamo preso. No, ce l'avevamo andato dietro a vedere se c'è qualcosa. Mi sembra di sì, che l'avevamo perlustrate tu. Ah, ok, perfetto. Allora, questo è quello che abbiamo già fatto, giusto? Esatto. No, sembrerebbe proprio di no. No. Maledizione. Maledizione. No, niente da fare. Allora, vabbè, quando le troveremo ci torneremo, ricordiamocelo. Io a questo punto tornerei dal nostro amico Varre. Sì. E gli porterei la pezzola. Ok. Mettiamoci un segnalino, se no mi perdo. Anche qui nel lago ci dovremmo rifare un giro, perché sono sicuro che non abbiamo trovato tutto. Poi c'era da trovare la collana di quella tipa che avevamo trovato, ti ricordi? Sì. Che diceva era qui. Salve, caro. Ah, my lambkin. No. You've completed your final trial. And with this, you are a formal inductee. Okay. Who will assist Luminary Moog, the Lord of Blood,
in the establishment of a new dynasty. Now, give me your finger. This noble blood will be an immutable badge of honor once it settles inside of you. Mira il dito. Oh, good heavens. Clench your teeth or something. Oh, povero Stanislav, hai fatto malissimo, gli hai fatto. Ora ci abbiamo il dito sanguinante. A che cacchio serve il dito sanguinante? Dito sanguinante. Tenta l'invasione nel mondo di un altro giocatore. Ok, praticamente è come gli altri che ci aveva dato, però quell'altri si consumavano, mentre questo è come questi altri due, eterno, diciamo. Va bene. Ok. Poi c'hai altro da dire? Ah, ok. Grazie. Medaglia del Cavaliere di Sangue Puro. A medal granted by the new Moguin dynasty, with the power to grant audience with Luminary Mogue. I've gone out of my way to provide one to you, but you mustn't use it just yet. The meeting must wait until the Moguin dynasty commences. Luminary Mogue yet slumbers beside the divinity. We must endure a little longer. Okay. Fammi vedere che roba è. Probabilmente sarà una un talismano. No, medaglia. Allora, però noi avevamo preso il talismano da quello alla al villaggio degli Albinauri. Non avevamo visto cosa riduce i danni e l'impatto dei colpi alla testa. Eh sì, ma tanto ci mazzulano in ogni dove, quindi va bene. Vedremo se ci serve. Quindi, c'è altro da dire te? Ah, it is trying, but we must be patient. One day you will be elevated, right, my lambkin? Sì, sì, sì. Arrivederci. Io però sento un campanellino, lo senti un campanellino te? Sì. Eccolo. Dove? No, no. Ho visto gente. E sono quelli che fanno le capriole. Dove lo sento il campanellino? Qui vicino ci dovrebbe essere uno di quei cosi, di quegli scarabei. Eccolo. Ah vabbè, ma uno di quelli rossi che ci dà le fiaschette non ci serve. Quindi continuiamo a guardare dov'è questo oggetto. Sarà un oggetto chiave? No. Dove diamine sta? Ma dalle armi non credo. Talismani abbiamo visto di no. Qui nemmeno. Ah, è utilizzabile. Mi permetterà di avere udienza da Mog un giorno? Usiamo? Lui ti ha detto che è presto. Però si va a provare. Va bene, magari ci proviamo prossimamente. Facciamo così. Andiamo un attimino di nuovo alla tavola della grazia perduta. E mi sembra che ci abbiamo almeno una pietra da forgiatura di livello superiore per... no, di qua. Per rinforzare qualche armamento.
Ah, è lì Rodrigo, non la vedevo. Well, where have you been hiding? I took you no matter lay out your own. E niente, queste ancora non le possiamo migliorare. E neanche la Ushikatana. Niente da fare, va bene. Andiamo un attimino da Nefeli per vedere se si è ripresa dalla disperazione. No, ero giusto, era di là. Queste robe funeree non ce le abbiamo, non so neanche cosa sono. Di là. Se Gideon che dice? No, questi li abbiamo già chiesto. E andiamo giù. No, Nefeli è sempre disperata. No, no, no. How could I say that? No, questo l'abbiamo già letto. Consegna il re Falco Tempesta. Ah, è per lei? Eh sì. Is that ash? I can smell the ancient storm in it. My thanks. I'll gladly take it. Non ci dici altro? I'm not like Roderica. I don't feel the presence of spirits, let alone see them. Still, this ash, it reminds me of my first hawk. Thank you. In this it reminds me of my... Quindi ci avrebbe suggerito di parlare con Roderica? Parliamo con Roderica. Greetings. Ciao cara. I'm here for spirit tuning. No, direi di no. Allora, ah, questi sono quella che abbiamo trovato, una cenere speciale, quello di Dean. Va bene, quindi poi ce la equipaggiamo, anzi ce la equipaggiamo subito al posto di per ora l'Utel. Va bene. No, lei ci abbiamo parlato, cioè ci vuole sempre abbracciare. Allora direi che anche per oggi è tutto ragazzi, vi do appuntamento al prossimo episodio di Elden Ring. Mi raccomando, mettete like e condividete, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Un saluto da P. Santana e dalla Bea. Ciao a tutti. Ciao ciao.